Siamo in compagnia di coach Massimo Massaro e del dirigente responsabile Pasquale De Filippo, post partita di Maddaloni Venafro. Partendo da coach Massaro, una partita sofferta ma vinta sul filo del rasoio, cosa che purtroppo non era successa invece a Taranto. Sì, diciamo che il finale è stato più o meno simile. La differenza invece è stata che abbiamo avuto un approccio alla partita diverso, abbiamo difeso benissimo, anche se abbiamo avuto un po' di difficoltà in attacco, soprattutto al tiro, insomma, e a scioglierci, diciamo. Quando poi insomma invece siamo riusciti nel secondo quarto, anche con l'ingresso di Guastaferro, che è stato chirurgico, anche Piccitelli ha giocato bene, ma anche tutti gli altri che erano già stati in campo nel primo quarto, ci siamo sciolti e abbiamo preso un bel vantaggio di 14 punti. Per la verità io non mi sono illuso, perché conosco Venafro, che è una squadra dura a morire, e purtroppo non abbiamo difeso nel secondo tempo. Nel primo tempo loro ci hanno raddoppiato sistematicamente, Desiato, lui è stato bravo a scaricare, non sempre abbiamo finalizzato, abbiamo fatto molti errori, alcune palle perse, ingenuità, un po' di superficialità. Nel frattempo da quest'altra parte siamo stati meno precisi in difesa, e insomma, la somma di tanti episodi ha fatto sì che ci raggiungessero e ci superassero. Fortunatamente la scelta finale di fare due falli per raggiungere e superare il bonus e mandarli in un'etta è stata felice, perché grazie anche allo scarico che ha ricevuto Nino Garofalo, tramutato in un canestro importantissimo che è valso per la vittoria, possessi di palla, insomma, stavolta c'è la palla. Passando invece al dirigente Pasquale De Filippo, palazzetto oggi pieno, c'era chi, lo si diceva già all'inizio del campionato che anche quest'anno ci saremmo divertiti, effettivamente, però con queste partite al rush finale forse stiamo esagerando. Sì, effettivamente oggi c'è stata una buona presenza di pubblico, sono molto contento della partita, anche se il finale lo abbiamo vissuto un pochino con troppa trepidazione, però fortunatamente insomma ci sono state delle scelte positive. Io non voglio entrare nel merito della partita, dedico questa vittoria a Massimo Ricciardi che durante l'ultimo time out ha praticamente ricevuto la notizia di aver perso il papà e è voluto rimanere in campo con noi. Penso che sia doveroso dedicare a lui e alla famiglia questa vittoria, perché per quanto vale non vale, vale poco insomma rispetto ad un lutto di questa portata, però effettivamente non sono molto voglioso di parlare e credo che insomma ci sia poco da festeggiare, e ringrazio Massimo per aver avuto un senso di attaccamento a noi poco comune, cioè si è visto anche durante la settimana. Non so quanti avrebbero avuto questa notizia e sarebbero rimasti in campo. È una cosa che gli fa onore e siamo vicini fortissimamente alla famiglia Ricciardi. Grazie al dirigente De Filippo e a coach Massaro.